imprese regionali del settore trasporti e logistica, ma non solo, pronte a ingaggiare una battaglia a viso aperto con l'INAIL per il mancato rimborso di premi corrisposti totalmente o parzialmente in eccesso negli anni passati. Una protesta che sta montando, vedi le prime notizie circolate in rete su Ship to Shore, con Confindustria Venezia Giulia sollecitata da alcuni iscritti, pronta a farsi portavoce delle loro istanze. Telequattro in effetti è entrata in possesso della missiva vergata dal direttore generale di Confindustria Venezia Giulia, Paolo Battilana, in cui evidenzia la problematica relativamente a diverse aziende operanti nell'ambito territoriale di Gorizia. Nei casi in questione vi è il rigetto delle istanze di rimborso, che viene ricondotto all'errore da parte dell'azienda che impedirebbe il collegamento all'indebito oggettivo e al conseguente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in eccesso come premi INAIL e non dovuto. Traducendo, vi è una certa rigidità nel rimborsare quanto per errore pagato in eccesso rispetto a quanto dovuto effettivamente all'istituto in base alle norme di legge, vedi l'articolo 2033 del Codice Civile. In soldoni, di fronte a alcune richieste, la risposta si è tradotta in un sostanziale chi ha dato. In effetti, spiega Battilana di Confindustria, contattato telefonicamente, abbiamo evidenza di un contenzioso aperto da parte di un'azienda di Gorizia che ha sedi però anche a Trieste. C'è evidentemente qualcosa che non torna, aggiunto, in termini di rapporto assicurativo tra impresa e INAIL, ma non posso certamente entrare nel merito. Attendiamo l'esito che fornirà la giustizia.